Bene, buongiorno. Grazie per essere qui. E questa è la seconda edizione di Gli studenti progettano la comunicazione del futuro. Ed è un momento in cui ci fa piacere che gli studenti incontrino le aziende. Nel senso che si vengano in contatto, gli studenti vengano in contatto con quello che è in qualche modo il mondo del lavoro futuro. E ci piace anche che le aziende incontrino gli studenti, nel senso che possano farsi un'idea di quelli che sono i percorsi formativi e le potenzialità di questi giovani che esprimono capacità di apprendere, motivazione allo studio e penso capacità di innovare nei posti di lavoro nei quali entreranno. Voglio essere breve, ringrazio davvero tutti i presenti, ringrazio i relatori, ringrazio soprattutto gli organizzatori per il lavoro che hanno fatto di scelta degli argomenti, scelta delle persone e organizzazione della giornata, oltre che alle strutture. In particolare ringrazio Massimo Zancanaro e Cristian Arnoldi che hanno per l'appunto molto lavorato per questo evento. Vorrei solo aggiungere due brevi aspetti. Il rapporto tra mondo dell'università e mondo del lavoro deve diventare sempre più stretto, lo è per certi aspetti, e però vi sono ancora aspetti e spazi che distanziano il processo della formazione e quello dell'entrata nel mondo del lavoro. Una maggior sinergia fra questi momenti può essere utile ad entrambe le istituzioni, sia per l'appunto mondo universitario sia il mondo del lavoro. Vi è poi, se volete, anche una motivazione in qualche modo più contingente. I fondi di finanziamento sono, come dire, in costante discesa per certi aspetti a livello nazionale e quindi per poter finanziare la ricerca, per poter finanziare progetti di innovazione, è utile, anzi necessario, rivolgersi all'Europa. Da questo punto di vista, Horizon 2020 è un'occasione molto importante ed è però un'occasione in cui ci sono possibilità e vantaggi di progetti che vedano coinvolta l'università, il mondo della ricerca e il mondo del lavoro. Quindi un partenariato con le aziende che sia un partenariato vero, basato su progetti in cui negli uni e negli altri sono dei semplici prestanome, sono invece delle componenti attive nel progetto. L'ultimo argomento che voglio toccare è quello della natura dell'attività degli studenti all'interno di questo corso di studi. È un corso di studi che, come vedremo, è interdisciplinare, multidisciplinare, vede l'attività di comunicazione delle tecnologie, legate alle tecnologie della comunicazione, da prospettive diverse che sono al tempo stesso complementari e si integrano le une con le altre, quindi l'aspetto tecnologico, ma anche l'aspetto estetico, ma anche l'aspetto del comportamento cognitivo, i limiti dell'utente, i limiti del sistema e dell'interazione persona-computer, persona-macchina, persona-tecnologia, che devono essere tenuti costantemente presente per poter creare ed elaborare dei progetti, delle tecnologie che siano, dei manufatti che siano effettivamente efficaci, funzionanti e
adeguati dal punto di vista dell'interazione comunicativa. Di nuovo, con un grazie a tutti per la presenza, cederei la parola a Massimo Zancanaro per il suo intervento.